Tiziana Rodella, assessore del comune di Castel Goffredo, negli studi Tempo Radio per Filo Diretto. Bentornata, buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, noi gli ascoltatori lo sa che li invitiamo a partecipare alla trasmissione, ricordiamo alcune coordinate, il numero per mandare gli sms e messaggi WhatsApp 7663 1709, te streaming Tempo Radio Live, Facebook e Twitter, le pagine sono quelle del Gazzettino Nuovo Tempo Radio. Allora, lei ha le deleghe, alle pari opportunità, alla famiglia e alla Giusto? E alle politiche giovanili. E alle politiche giovanili. Belle, praticamente il sociale le hanno affidato. Esatto. Praticamente. Allora, visto che oggi è il 25 novembre, ovviamente dobbiamo parlarne. Oggi è la giornata dedicata proprio alla lotta contro la violenza di genere, in particolare la violenza sulla donna. E è un tema che non va mai trascurato. Ne parliamo questa giornata, ma ricordiamo che il Comune di Castel Goffredo, insieme a tutte le associazioni in rete, ha portato avanti questo aspetto per un anno e mezzo, proprio con un bando chiamato appunto Più Cultura Meno Violenza, e in occasione del 25 di novembre abbiamo deciso di riprendere questa tematica con un convegno. Che faremo stasera. E saranno nostre gradite ospiti una professoressa di Parma, la professoressa Monacelli, che è appunto specializzata in questo settore come insegnamento. Ci sarà con noi una mediatrice culturale di Brescia, la signora Naima Dauda, e una giovane criminologa, la dottoressa Alessandra Lovatti Bernini. Con loro parleremo appunto non tanto di quello che sono le conseguenze, cioè gli omicidi che vediamo continuamente. Quest'anno fino all'altro ieri abbiamo contato 104 omicidi, femminicidi in Italia, cioè 10 al mese, che sono una cosa esagerata. Ma abbiamo tutta una serie di violenze anche più sottili, psicologiche, e quindi vorremmo trovare insieme a queste nostre esperte un modo per vedere come fermarci prima, come capire se un uomo può diventare violento, quali sono le aspettative delle donne anche e quali opportunità vengono loro prospettate nel caso si rivolgano ai servizi sociali. Oppure a Castel Goffredo abbiamo attivo lo sportello di ascolto, sempre pronto a dare un consiglio, un indirizzo per queste donne, anche solo per fare una chiacchierata e vedere se il loro problema è condiviso o condivisibile, risolvibile anche solo con l'accesso a uno psicologo, per dire, un coadiutore familiare. Ecco, all'interno tra l'altro del nostro convegno ci sono due eventi particolari. Allora, il primo pre-convegno, perché inaugureremo una nuova panchina rossa. Stavolta saremo lì proprio davanti alla sede del comune e abbiamo deciso di posizionarla non sostituendo quella che avevamo in precedenza, anche se quella precedente ha i suoi segni dell'età. L'abbiamo riverniciata più di una volta, però ma abbiamo deciso di mantenerla quella vecchia perché è un po' come simbolo delle donne che sono appunto vittime di violenza e che se anche cerchi di coprire queste cicatrici, queste ferite, le ferite rimangono. Per cui abbiamo detto la teniamo quella vecchia e ne inauguriamo però una nuova che ci è stata offerta da una ditta di Castel Goffredo, sensibile proprio a questa tematica, proprio per il lungo percorso che abbiamo fatto in questo anno e mezzo e che ha dato i suoi frutti. Adesso noi non possiamo sapere se abbiamo evitato qualche violenza, però sappiamo che la gente sul nostro territorio ha iniziato veramente a riflettere e a essere sensibile. Perché l'altra cosa che faremo stasera è divulgare un opuscolo a cura della polizia locale, tradotto in italiano e arabo. Questo opuscolo è proprio un qualche cosa di molto pratico su che cosa fare, in che modo chiedere aiuto e a chi chiedere aiuto, ed è stato finanziato anche questo con una raccolta fondi, e le aziende che hanno aderito l'hanno fatto con una facilità e con una tranquillità che, considerando il periodo economico che stiamo attraversando, ci ha stupito molto.
ci ha stupito piacevolmente, perché ho detto probabilmente questo tantan che abbiamo fatto sul territorio qualche frutto, qualche risultato lo ha dato. Certo, no, stava, mi piace il progetto, anche se però dicono le forze dell'ordine che la violenza di genere è un fenomeno trasversale, cioè non sto pensando adesso tanto all'etnia, no, per carità, ma anche a livello culturale, cioè non mi diceva, cioè ci raccontava proprio per esempio un carabiniere che coinvolge tutti, cioè anche, sì, sì, anche sì, laureati, eccetera. Certo. Si va a pensare che magari la persona ignorante sia. No, cioè, ecco, vorrei magari precisare questo, il nostro bando che era più cultura uguale meno violenza non intendeva più cultura nel senso di essere più acculturati, ma nel senso di diffondere la cultura che non ci deve essere violenza, perché confermo, le violenze purtroppo ci sono in tutte le etnie, italiane e straniere, ci sono in tutte le fasce sociali e veramente è un fenomeno purtroppo trasversale. Che bisogna capire appunto da dove viene fondamentalmente. Esatto. Allora, cambiamo argomento, non so, se vogliamo aggiungere, aggiungiamo. Oggi è anche la giornata, per cui assolutamente. Per quanto riguarda invece la sua assistenza alle persone più fragili, c'è un sostegno, no, per le bollette? Sì. Ecco, il Comune di Castelgofredo appena chiuso un bando per gli aiuti sulle utenze di luce e gas e ha riscontrato veramente tante richieste, perché sono pervenute 269 domande e avevamo messo a disposizione 57.000 euro per questa cosa, se ne sono aggiunti negli ultimi giorni altri 11.000 che ci sono arrivati da Atea Energia proprio a sostegno di questa cosa. E pensiamo di riuscire a coprire quasi tutte le domande, poi ragioneremo su quelle escluse, su quante sono, e vedremo magari di integrare questo bando per riuscire ad aiutare tutti quelli che hanno fatto richiesta, perché è un tema veramente molto forte questo dell'aumento di bollette luce e gas, che poi si riflette anche sull'aumento dei generi alimentari, si riflette su qualsiasi genere di consumo che le persone fanno. Ci sono persone che sono vittime, poi ci sono anche i furboni della situazione. Vabbè, quelli ci sono sempre, cerchiamo di evitare, ma come si fa? Infatti, quindi è chiuso questo bando perché c'era, guardi, non so se le stanno arrivando i messaggi, uno dice per il contributo una tantum come si fa, presumo sia questo. Se riguarda il contributo una tantum per le bollette, ripeto, adesso è stato chiuso, stiamo vagliando appunto le domande e a giorni erogheremo il contributo. Comunque mi corregga se sbaglio a dire questo a chi ha mandato il messaggio, anche se siamo fuori bando, cioè non aspettiamo i bandi, se abbiamo bisogno andiamo ai servizi sociali a chiedere, certo, perché magari una strada la si trova. Ecco, quindi questo non è un invito a non partecipare ai bandi, no, però anzi. Comunque se capita, come probabilmente è successo in questo momento a chi ha mandato questo messaggio, di scoprire che sei fuori dal bando, fuori tempo, però comunque vai a rivolgerti, giusto? Certo, ci mancherebbe altro, siamo lì apposta. E poi c'è un progetto che riguarda gli adolescenti, di cui lei vuole parlare, giusto? Sì, nel senso. Ma non glielo lascio fare, no, non glielo lascio fare, non perché dobbiamo andare in pubblicità. Con l'assessore Tiziana Rodella del Comune di Castelgofredo ci troviamo tra un paio di minuti. Tiziana Rodella, assessore del Comune di Castelgofredo, seconda parte di Filo Diretto. E allora, abbiamo parlato anche della delega alle politiche giovanili, quindi c'è un progetto sugli adolescenti, che è un tema, un oceano praticamente, no, forse di più. Di più, però veramente io sono molto orgogliosa di questo progetto che stiamo portando avanti, anche perché siamo uno dei primi comuni che porta avanti questa sensibilità nei confronti di questi ragazzi. È un progetto che sta andando molto bene, nonostante gli anni della pandemia ci abbiano dato un freno, purtroppo così. Vabbè. Ma devo dire che i ragazzi sono sempre più coinvolti e riusciamo ad agganciare sia ragazzi che hanno tempo da dedicare a queste cose, che hanno voglia, che hanno energie, e anche ragazzi in fragilità.
e recuperiamo un pochino quello che può essere il disagio giovanile in questo modo. Diciamo che abbiamo in campo parecchi laboratori dedicati a loro, che vanno dalle fasce preadolescenti, diciamo, e sono laboratori che si svolgono in collaborazione con l'Istituto Comprensivo e che vanno dal dopo scuola, giustamente, che non va dimenticato, ad attività più ludiche, tipo attività di musica, di teatro, di costruzione di qualche cosa, ecco, e anche attività riguardo ragazzi dai 14 anni in su. Con questi abbiamo portato avanti in questi mesi, insomma, attività molto particolari che ne hanno visti veramente protagonisti, perché i ragazzi vogliono essere protagonisti, non vogliono qualche cosa di preconfezionato, quindi lasciamo che siano loro a tirar fuori le esigenze e le tematiche su cui vogliono rendersi attivi. È bellissimo, è stato bellissimo vedere la realizzazione di alcuni videomaker che hanno fatto con una ditta specializzata, perché non tendiamo a non lasciare niente come dire a livello amatoriale, ma di dargli proprio un taglio professionale a questi ragazzi per fargli capire in realtà qual è il mondo a cui potrebbero approcciarsi. Abbiamo fatto dei laboratori di musica e abbiamo fatto dei laboratori anche di riflessione, per esempio sull'affettività, che ha riscosso veramente tanto successo, perché i ragazzi hanno bisogno di parlare di questa cosa e anzi ci hanno chiesto proprio loro di estendere queste tematiche ai loro genitori, perché spesso è difficile il collegamento fra l'adolescente e il genitore, è un momento di crisi, lo sappiamo, no? Addirittura Freud diceva che idealmente si uccide il genitore dello stesso sesso, idealmente. Insomma, speriamo di no. No, materialmente no, ma idealmente lo diceva Freud. No, ma è vero. Poi dopo, se Freud diceva una sciocchezza... No, ma per carità, però, lo sappiamo che comunque è un momento, l'adolescenza, in cui si va in contrasto con i propri genitori, e quindi serve un intermediario, e ci hanno chiesto proprio di organizzare degli incontri anche con i loro genitori, proprio per fare da tramite tra i loro bisogni e quello che i genitori possono aspettarsi. Lo faremo a breve. E comunque la cosa che ci ha dato più soddisfazione di tutte è stata la realizzazione del murales che abbiamo fatto a Castel Goffredo, ma non soltanto perché è venuto bene, non soltanto perché abbiamo lavorato con il collettivo La Magnolia in maniera splendida, i ragazzi hanno tirato fuori proprio la loro passione e la loro voglia di esprimere qualcosa. Ma la cosa che ci ha dato più soddisfazione è vedere la reazione della comunità, perché non è facile che una comunità accetti i murales, vengono sempre visti un po' come un'imbratta a muri, no? Sì, esatto. E invece già più di già molte persone ci hanno chiesto quando è che realizzeremo il prossimo e dove lo realizzeremo, e ci hanno già: ma perché non lo fate qui anziché sull'altro muro? Quindi è veramente una soddisfazione. Colgo l'occasione per dire che ci stiamo già lavorando e abbiamo già interpellato due realtà che possono aiutarci per realizzare i prossimi murales. Giusto, e qua si potrebbe tornare al discorso della violenza, appunto, perché appunto lei ha detto alcuni mi vedono come imbrattatori e cose di questo tipo. Ci sono delle imbrattature delle volte, ma anche delle opere d'arte, cioè, vediamo di fare un distinguo, insomma. Sì, no, insomma, noi realizziamo delle opere che abbiano un senso. Infatti nell'ultimo murales che abbiamo realizzato i ragazzi hanno espresso proprio il loro disagio, nel murales si vede questo, si è proprio il loro disagio che parte da un cervello scuro, come se fosse aggrovigliato, come se fosse pieno di pensieri negativi, e mano a mano si dipana un sentiero che passa attraverso occhi curiosi, occhi che li scrutano, che li osservano, che li criticano, ma va verso una parte più azzurra, più luminosa, che deve essere, cioè una porta aperta, una mano tesa, va verso la speranza. È veramente un murales splendido, me lo lasci dire, siamo molto orgogliosi. Bello. Altro ancora, assessore, altrimenti le leggo i messaggi. Come, mi dica lei. Se vuole, velocissimamente, dico che comunque non ci dimentichiamo delle fasce anche più piccole, nel senso che abbiamo comunque in essere anche il bando Estate Insieme per il 2022-23,
E questo invece ci vede in collaborazione con alcune realtà del territorio, vedi la parrocchia, l'associazione Archè, la Cascina Sguazzarina e il Solcomantova per quanto riguarda l'asilo nido, e lì stiamo realizzando delle attività per i ragazzi, soprattutto per i ragazzi delle scuole, uscite, gite, laboratori, riscoperta delle proprie origini del territorio e della cultura del territorio. Ci hanno accusato di fare le tombole, ma non è assolutamente vero. Di fare le tombole? Sì, qualcuno ci ha detto che con questo bando facevamo le tombole per i bambini, ma non è una delle nostre iniziative. Ma mi scusi, è un reato fare le tombole? No, a parte che non è un reato fare le tombole, anche perché la tombola che è prevista c'è, la tombola prevista è tra l'altro è un gioco tradizionale, cioè ed è in collaborazione bambini con i nonni, quindi insomma è un bel, secondo me è un bel momento, esatto. Un bel pomeriggio da passare insieme. Però ce l'hanno posto come se fosse un reato, quindi, ma non è in questo bando, non è esposto. Perché dovevate chiamarla Bingo, sa che se lei la chiama Bingo, beh, insomma, allora va bene, se la chiama Tombola, vabbè, allora, che è la stessa cosa. Ma allora, dunque il problema è che oggi bisogna costruire le comunità energetiche, noi a che punto siamo? Vabbè, questa allora, non è siamo la sua al competenza. Punto, no, ma se vuole le rispondo, siamo che già ieri sera abbiamo fatto un convegno aperto a tutta la cittadinanza. Appunto sulle comunità energetiche per capire come funzionano, quali sono le normative che sottostanno, quali sono le opportunità che possono dare. Intanto ci stiamo ragionando, il comune di Castelgofredo si era già mosso anche 6 mesi fa per informarsi su questa tematica, e piano piano insomma ci ragioniamo su, manderemo fuori una manifestazione di interesse in base con la regione Lombardia e vedremo cosa succede. Poi, ma perché Castelgofredo non viene eletta una sindaca? No, lei sarebbe eccezionale, una sindaca donna. Quindi la prima cittadina Tiziana Rodella, magari. Non io ringrazio, non è la prima volta che me lo dicono, ma penso proprio che non lo farò. Già comunque fare l'assessore veramente è molto impegnativo. Io lavoro e penso che il sindaco sia invece una cosa da fare a tempo pieno. Lei è molto brava, merita di più perché lavora tanto, andrebbe bene appunto per fare la sindaca, con tutto il rispetto per Achille Prignaca. Io vado, sono molto in collaborazione con Achille, ci troviamo bene, ci conosciamo fin da piccoli, quindi abbiamo anche una buona intesa dal punto di vista dell'amicizia, non soltanto della amministrazione del comune. Poi avrei bisogno di aiuto per pagare le bollette. Venga, i servizi sociali, vediamo, esatto. Facciamo una discussione e vediamo come aiutare. Grazie assessore Rodella, grazie per aver organizzato la serata di stasera con ospiti importanti. Infatti, sì, molto abbiamo 3 ospiti d'eccellenza. Ci sono studi approfonditi sul fenomeno violenza in generale? Beh, questo lo gira la domanda alle esperte di questa sera, poi ce lo viene a raccontare la prossima volta. Sì, va bene. Va bene. Allora, un calciatore perché ha protestato contro la violenza? In Iran, sì, ok, qua manca una parte del messaggio. In Iran, è vero, hanno arrestato uno dei calciatori perché ha protestato contro la violenza sulle donne. Posso aggiungere una piccola cosa? A seguire del convegno stasera, di domani, ci sarà una presentazione di un libro, non dell'Iran, ma dell'Afghanistan, e una mostra di pannelli che riproducono i murales, riprendiamo il tema di prima, che sta facendo quella ragazza afghana proprio per protestare per la condizione delle donne nei paesi arabi. Poi, Rosè Rodella, oggi giornata contro la violenza sulle donne, che iniziative abbiamo? Questo probabilmente era arrivato prima perché le appena dette, sì, comunque sì. Ce ne sono tante. Parecchie. Poi dicono, allora, ricordi al sindaco i trasporti, i collegamenti con Castiglione, col lago, con l'autostrada, con la ferrovia, eccetera, eccetera, che sono fondamentali. È un tema difficile, ma non è il mio. Allora, ho sentito che fate diversi eventi bravissimi, perché già è così triste questo inverno, che poi no, siamo ancora in autunno, tanti, tra l'altro. Ne facciamo tanti. E colgo l'occasione per dire che domenica 4, per esempio, parte una serie di iniziative che magari spiegherà meglio settimana prossima la mia collega. E faremo innanzitutto un torneo 4 maghi sulla figura di Harry Potter dedicato proprio ai bambini. Sarà bellissimo per le strade del paese e se mi permette, sempre il 4 mi vedo protagonista, quindi mi sponsorizzo da sola. Avremo anche la presentazione di un libro con un ospite eccezionale, perché è un famoso giornalista, è stato anche giornalista di Rai 1, ha lavorato con Vespa, con Fraiese, adesso è il caporedattore al TG3 Lombardia
e viene da noi a presentare il suo libro che si chiama Luoghi Comuni, e riguarda il modo di scrivere e di parlare in pubblico. Lui è? Lui è Fabrizio Binacchi. Binacchi, ok. Io vi aspetto, sì, perché è una persona eccezionale. Poi, per i servizi abitativi pubblici cosa si deve fare? E non è che va tutto agli stranieri? Allora, che... No. Intanto assolutamente. Le condizioni sono tutte... sono tutte uguali per tutti. Per i servizi abitativi pubblici è partito il bando il 18 di novembre, si chiuderà il 18 di dicembre, quindi chi è interessato deve fare la domanda online, perché va tutto sul portale di Regione Lombardia, e se non riesce a fare la domanda online prende appuntamento, abbiamo l'assistente sociale a disposizione. Allora, poi vabbè, c'è chi protesta, questo era un messaggio che era arrivato, dice sindaco Prignaca, perché quando col trattore sporchi tutta la strada poi pulisci in qualche maniera, lo dico ai suoi colleghi, va bene, questo era arrivato prima per le strade sporche. No, ma è obbligatorio pulire se si sporca. Quindi vi ringrazio, per quanto attenta la polizia locale, abbiamo veramente un piccolo esercito e ci sentiamo protetti, quindi un plauso anche alla polizia locale di Castel Goffredo. Le chiedo se lo speed si può fare in comune? Certo, si può fare gratuitamente. E poi chiedono per bruciare la ramaglia eccetera. Questo bisogna chiedere l'autorizzazione. Chiamo in comune, dai, lo diciamo. Benissimo. Allora, siamo in chiusura. Noi ringraziamo tantissimo Tiziana Rodella, assessore del comune di Castel Goffredo. Grazie. Grazie.